Emmanuel Macron in the French government told that it's impossible for Ukraine to join the European Union before 15 or 20 years. Are you disappointed? We believe that it's not correct. Crediamo che non sia corretto darci delle scadenze per ingresso in UE. Quello che non era possibile qualche mese fa, ora è possibile. Svezia e Finlandia nella NATO sono oggi possibili e qualche mese fa non lo era. L'Ucraina è oggi una candidata possibile. Abbiamo dato tutte le risposte all'UE. Ci sarà un meeting dove i leader europei definiranno il nostro futuro. La mia nazione non è un ladro che cerca una scorciatoia per entrare. Lo stiamo facendo dal 2014, stiamo facendo del nostro meglio e stiamo facendo anche dei regolamenti in ambito sociale e ne stiamo avendo anche buoni risultati. Diventare un membro UE è un percorso e noi siamo pronti. Ma porre questo tipo di messaggi su delle scadenze ci sembra come se ci chiudessero in faccia una porta e noi stiamo pagando un prezzo già molto alto. Non stiamo combattendo per noi stessi, ma per tutti. La pace è possibile perché l'Ucraina prosegue questa guerra e contiene questa aggressione. La Russia non vuole portare avanti i negoziati perché sennò non ci avrebbero aggredito. Pensiamo a prendere in considerazione diverse risoluzioni di pace, che ovviamente questo non deve costare l'integrità territoriale e la sovranità del mio paese. Questa non è qualcosa che può essere discussa oppure negoziata, questa è la nostra posizione, e noi siamo pronti però a qualunque sforzo e pensiamo che gli sforzi diplomatici debbano andare avanti. Noi crediamo nelle soluzioni e nella diplomazia, in tutte le iniziative che riguardano la ricerca della pace. Voglio essere veramente chiara con tutti questi paesi che si stanno proponendo per la mediazione e per darci un aiuto, che saranno i benvenuti, ma penso debba essere chiaro che Putin è il nemico, non dell'Ucraina, ma dell'Europa intera. Gli orrori stanno accadendo nel mezzo dell'Europa, non in un altro pianeta. È proprio qui che sta accadendo, in una nazione vicina a voi. Ed è un errore pensare che se qualcuno voglia fare la pace con Putin o che si voglia porre da una parte o come testimone silenzioso su quello che sta accadendo in Ucraina, si possa finalmente arrivare alla vittoria, oppure che qualcuno verrà salvato. Noi non siamo pronti a fare un passo indietro, anche se moriamo, anche se veniamo colpiti dai missili, non vogliamo fare un passo indietro. Ovviamente la cosa importante è la volontà della gente. Come persona mi sento una combattente. Survival, revival and arrival. Voglio concludere con questo motto: sopravvivenza, rinascita e arrivo. Noi ora stiamo sopravvivendo e credo che sopravviveremo e vinceremo. La rinascita invece sarà con l'Europa, con la quale insieme ricostruiremo il nostro paese, mentre l'arrivo è quello di diventare uno Stato membro. Se veniste a Kiev, vi rendereste conto di quanto questo sentimento di sentirsi europeo sia molto forte.